Il presidente D'Ercole, una crisi idrica che più volte si ripete, stamane il prefetto ha convocato un vertice d'urgenza, quali potrebbero essere le possibili soluzioni? Intanto cominciamo a precisare che non c'è una vera e propria crisi idrica. C'è in alcune aree del nostro territorio una difficoltà, qualche disagio che è legato all'uso assolutamente improprio che si fa dell'acqua. Come si sa, d'estate c'è un certo abbassamento delle falde acquifere, ma questo non impedisce alle nostre pompe di sollevare ugualmente una quantità adeguata di acqua per le necessità potabili. Il fatto è che molti cittadini usano l'acqua non per la potabilità e questo ovviamente crea dei disagi, perché quando si cominciano a riempire piscine, si cominciano ad innaffiare i giardini. È evidente che l'uso che si fa dell'acqua diventa un uso assolutamente improprio e inadeguato, rispetto al quale abbiamo bisogno che vi siano dei controlli più severi. Ecco perché oggi è molto opportuna questa riunione con il prefetto, al quale chiederemo un ausilio nel controllo dei prelievi irregolari. La sospensione della fornitura d'acqua di notte potrebbe servire? Sì, potrebbe servire, ma non risolve il problema perché c'è un consumo eccessivo di acqua ed è un consumo non legato alle esigenze potabili, è legato appunto a esigenze di altra natura che non debbono essere soddisfatte con l'acqua potabile. Quindi la soluzione, come diceva lei poc'anzi, sarebbe quella proprio di controlli rigidi da parte, insomma, di un po' tutte le forze dell'ordine. Certo, ci vuole un controllo molto più rigoroso e severo perché chi fa un uso improprio sia adeguatamente sanzionato. Sindaco Galasso, un vertice importante stamani con il prefetto che ha convocato un po' tutte le forze dell'ordine per l'emergenza acqua, insomma, quale sarebbe la soluzione? Ma innanzitutto cercare di economizzare perché è un momento particolare, del resto le stagioni hanno avuto uno stravolgimento come durata e quindi si va incontro a un periodo di ulteriore problematica, di siccità, quindi di carenza di piogge, per cui è opportuno cercare di economizzare le acque. Quindi l'appello servirà a questo, ma anche per mettere in campo una strategia per cercare di ottenere questo risultato. Quindi maggiore controllo un po' da parte delle forze dell'ordine. Maggiore controllo, ma anche un maggiore senso di responsabilità civica da parte di tutti i cittadini nell'evitare gli sprechi.